Federico Negri è arrestato il 5 luglio per essere entrato illegalmente in India. La famiglia lancia un appello perché la situazione si risolva in fretta. Sì, certo, mio figlio non ha precedenti penali, non è un terrorista, è entrato in India per tornare a casa dopo 2 anni e mezzo, è rimasto in Nepal perché è partito poco prima della pandemia e adesso voleva tornare a casa. È entrato in India, l'hanno fermato perché non aveva un visto, non aveva pagato un visto di 40 euro. Rischia anche. Ci hanno detto che potrebbe rischiare dai 2 agli 8 anni di carcere e mi sembra, per non aver pagato un visto, mi sembra una cosa proprio esagerata, anche perché lui non ha mai fatto niente, è incensurato, è un bravo ragazzo a cui piace molto viaggiare. Quindi il vostro Insomma, appello. il nostro appello è chiediamo anche Chiediamo aiuto alle istituzioni in modo che possa tornare a casa il prima possibile, perché non ha fatto niente, è un bravo ragazzo. che cosa faceva in Nepal, Federico? Federico in Nepal ha fatto un viaggio per comunque visitare il mondo, è appassionato di quei posti dell'Oriente e quant'altro, è andato là, lavorava per avere anche vitto alloggio e aveva piacere di conoscere comunque la cultura locale, e comunque insomma un bravo ragazzo e ha questa passione per il viaggio. Un ragazzo a cui piace molto viaggiare, però non ha viaggiato tanto, ha toccato tantissimi paesi, anche in passato non era mai successo niente. Adesso noi siamo in ansia perché ci hanno detto che per non aver pagato un visto rischia il carcere dai 2 agli 8 anni. Mi sembra una pena eccessiva per quello che comunque ha fatto, ecco. Lei signora lo ha sentito il giorno in cui è stato arrestato perché stava rientrando. Stava entrando in Nepal, ci siamo sentiti per telefono, l'ho chiamato io e mi ha detto: Mamma, sto uscendo dal Nepal e sto entrando in India perché voglio torno a casa, mi ha detto. Sto tornando a casa, rientro in Italia e ti Poi non l'ha voglio più bene, sentito. insomma. Poi Poi non l'ha più sentito. non l'ho più sentito, no. Poi abbiamo saputo che l'hanno arrestato e Da quanti è che non praticamente sente Federico? l'hanno arrestato il 5 e non l'abbiamo più sentito Un poi mese. un mese, sì, perché oggi Più di un è mese. più di un mese. Si è attivata la Farnesina adesso. Sì, noi ci siamo Appoggiate l'avvocato. appoggiati all'avvocato Falletti, che ci ha aiutato tantissimo e ci sta ancora aiutando, e sta cercando in tutti i modi di far sì che mio figlio possa uscire anche pagando una cauzione. Ecco, e noi speriamo in quello, che pagando una cauzione, insomma, possa uscire dal carcere.